davanti del giornale. Secondo piano. Grazie. Spadoni, concorso per il lettore. Secondo piano. Verità, concorso. Secondo piano. Buongiorno, signorina Germani. Buongiorno, Edoardo. Buongiorno. Ma che fai? Sei emozionato? No. Sì, un po', sai. Andiamo, non sarà difficile. Ma speriamo vada bene. Ma sì. Io ti Buongiorno, signorina Germani. Buongiorno. Ah, buongiorno. Permette il mio fidanzato Francesco Martello. Molto lieto. Partecipa anche lei al concorso? Sì. È risultato fra i primi e fra i 12 prescelti. Ah, complimenti, in bocca al lupo. Speriamo di vederla presto sul video. Me lo auguro. Arrivederci. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Ti conoscono tutti qui. Beh, che vuoi. Chi era quello? È un pezzo grosso. Siamo molto amici. Non gli hai mai parlato di me? Ma caro, qui tutti sanno che sei il mio fidanzato. Questo ti pone già in vantaggio nei confronti degli altri concorrenti. D'altra parte, per un posto così importante qui, non accettano raccomandazioni, sai? Pronto? La commissione per il concorso lettore del telegiornale? No, è in seduta, riprovi nel pomeriggio. La commissione si è già riunita, non so se posso disturbare. Ah, pronto? Sì? Allora proviamo. No, ora non è possibile, più tardi riprovi. Il compito di voi della commissione è delicato. Da questo concorso dovrà uscire il nuovo lettore del telegiornale, che dovrà apparire sul video ogni sera e il suo volto è destinato a divenire familiare a milioni e milioni di persone. Pronto, che c'è, signorina? Sì, ma poi non disturbi più. Oh, segui, commentatore. No, veramente no. Ma se lo dice lei, ne terrebbe il dovuto conto durante la valutazione. Ossequi. Ah. Dunque, dicevamo, voi dovete scegliere il lettore del telegiornale tra quei 12 che sono rimasti in gara e lo dovete scegliere con la massima imparzialità, senza tener conto di pressioni esterne, di raccomandazioni, dato e non concesso che siano arrivate anche a voi delle raccomandazioni. Oh, ma no! Oh, no, scusi, eccellenza, per l'amor di Dio! Senz'altro, d'accordo. Sarà giudicato con la massima benevolenza. È una raccomandazione autorevole. Professore, mi dica, chi è più raccomandato? Ah, nessuno. Partono tutti alla pari. Sono tutti raccomandatissimi. Ah no, meno uno, un certo Guglielmo Bertone. Lei crede forse di essere furbo, e invece è soltanto un villano e un maleducato. Perché maleducato, scusi? Permette? Guglielmo Bertone. Lei è il maestro Lucazzi, ma mi dispiace che arriva prima perché è il posto. Complimenti, maestro. Ma tu guarda che mi capita a me. Per cortesia, lasci il posto al maestro Lucazzi. No, io non lascio niente. Scusi, che c'è scritto? Maestro Lucazzi? Lasci fare. Ma chi è questo? Lavoro in TV. Mi fa mettere a posto la macchina? Com'è mia? Lei dove va, vicino? Io faccio parte del concorso. Concorso? Quale concorso? Io sono uno dei 12 concorrenti per la lettura del telegiornale, se non le dispiace. Bertone. Oh? Perché ha qualcosa da obiettare? No, credevo... E allora perché fa boh? Lei faccia il portiere e non commenti. Che fa boh? Maestro Luttazzi, come andiamo con questo studio 1? Un po' fiacchetto, eh? Senta, io avrei fretta, dovrei andare a lavorare. Perbacco, sono un suo grande ammiratore io. Ma quelle battute molto spiritose, che fa, le inventa lei o gliele scrivo? No, come capita. Le risate. Dove siamo oggi? In Sala Rossa, signorina. Grazie. Prego. Concorso lettore del telegiornale. Esami al secondo piano. Grazie. Prego. Permesso. Mon chéri, non vedo l'ora di tornare a Parigi. E camminare sotto braccio con te. Nei viali illuminati. Discreti.
Ricordi se magnifique quel localino nel Bois de Boulogne in cui si cena con del pole champagne e poi diciamo ancora insieme oh mon chéri je t'aime. Complimenti sorelline, sempre le più brave di tutte voi. Grazie. Spero che ci rivediamo, no? E perché no? Speriamo. Grazie, bacino. Bacini. Permesso. Eccoci qua. Permette? Bertone. Permette? Bertone, piacere. Piacere. Venga, venga. Buongiorno a tutti, eccomi. Questo è il testo del telegiornale. Ah, grazie. E questo è lo scioglilingue. Molto bene. È già cominciato? Sì, stanno esaminando il quinto. Ah, io quando passo? Nome? Bertone. Lei è l'ultimo. L'ultimo? Meglio così. Dice il Vangelo, gli ultimi saranno i primi. Per carità, ma chi è quello? Un concorrente anche lui, ha fatto le eliminatorie con me. Lo chiamano Guglielmo il Dentone. Lo vedo. Ma perché non lo hanno eliminato? Ah, questo è un mistero. Beh, com'è andata? Ho preso una papera, sono stato eliminato. Bene, e lei? E io come bene? Sono caduto sullo scioglilingue. Quella maledetta crap. La capra. Crap. La capra, sì, campa, sì, sotto la panca. Mi dispiace per loro, ma altri due sono stati eliminati. Meglio così, ragazzi. Più ne eliminano e più possibilità ci sono per noi. Sì, ma non urli, non bene che sto ripassando. Sta ripassando? Ancora ripassa? Già, siamo a memoria. Dottor Francesco Martello. Eccolo. Prego, si accomodi. Grazie. Dove? Di qua. Ma lei è simpatico, a me no. Ma chi è? Quello è Martello, è molto quotato. Sì, una bella pretesa, presentarsi alla televisione con qua la faccia. Provino Francesco Martello, vada pure. Cominci quando si accende la luce rossa. Buonasera. Il primo ministro britannico Harold Wilson è arrivato oggi a New York per una visita a cui gli ambienti politici americani attribuiscono particolare importanza. Domani ripartirà per Washington. Roma. Questa mattina nella sala dei congressi all'EUR si è aperto il convegno sui problemi della zootecnia. Il sottosegretario all'agricoltura... Beh, la pronuncia inglese mi sembra buona, no? Eccellente. Di carne bovina. A chiusura della seduta, il sottosegretario ha rivolto un caldo saluto a tutti i bovini presenti in sala. Chiedo scusa, a tutti i congressi... Mi sembra proprio il caso di dire che questa è una bufala, scusate. Effettivamente. Vada avanti con lo scioglilingua. Bene. Sotto la panca la capra campa. Sotto la crepa pre... È un caso disperato. E grazie, dottor Martello, vada pure. Grazie. Era emozionato. Io lo eliminerei. Non è Per qualche papera come gli altri, aspettiamo la prova scritta, poi vedremo. No, no. Sì, certo, perché ha delle qualità. Ma una perdita di tempo. Allora siamo d'accordo di ammetterlo. Ammesso la prova scritta. Sì, ammettiamo. Avanti il prossimo. Ingegnere, senta, spenga il monitor, così sentiamo soltanto la voce. Ha ragione. Sentiamo solo l'audio? È meglio, se no ci facciamo influenzare dall'aspetto, eh? New York. Il primo ministro britannico, Harold Wilson, è arrivato oggi a New York per una visita a cui gli ambienti politici americani attribuiscono particolare importanza. Bella voce. Domani ripartirà. Sì, armoniosa, pastosa, sì. Ha una bella tonalità, calda, simpatica. Sì, sì. La pronuncia inglese è perfetta. Accenda i monitor. Palazzo di Vetro. Roma. Il segretario del gruppo centrale... Ma porco cane, ma... È il dottor Jekyll. Chi lo ha messo? Perché? Non ha mica una faccia antipatica, invece. Con quei dentoni. Ma quello fa venire i vermi ai bambini. Ma no, secondo me non... Roma. Questa mattina nella sala dei congressi dell'EUR si è aperto il convegno sui problemi della zootecnia. Vi partecipano 17 nazioni, tra le quali la Polonia e la Cecoslovacchia, in attesa di riportare i risultati maggiormente positivi di questo congresso a livello del MEC. Il sottosegretario all'agricoltura ha aperto il convegno denunciando la crisi del settore della produzione delle carni bovine. A chiusura, il sottosegretario ha rivolto un caldo saluto a tutti i congressisti presenti in sala. Adesso che facciamo? Intanto speriamo che caschi con gli scioglilingua, poi vedremo. Prego. Vabbè. Andiamo avanti con gli scioglilingua. Va bene, subito.
Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. A pelle figlio da pollo, fece una palla di pelle il pollo. Tutti i pesci vennero a regala a mangiare la palla di pelle il pollo fatta da pelle figlio da pollo. 33 centini andarono a 30 tutte e 33 trottando. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. A pelle figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a regala a mangiare la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio da pollo. 33 centini andarono a 30. Però per me questo qui è un fenomeno. Beh, sarà anche un fenomeno, però noi lo dobbiamo bocciare lo stesso. Ma come si fa a bocciarlo, scusi? Cioè, è l'unico che non ha commesso neanche un errore. Ma padre Baldini, ci sono dei fattori di telegenia che non si possono ignorare. No, scusi, Vollenburg, cosa vuol dire telegenia? Per me uno, anche con una piccola imperfezione fisica, può benissimo essere cordiale, comunicativo, simpatico. Sì, sì, ma questo quanto a imperfezione esagera. E ha ragione, effettivamente è così. Facciamo una bella cosa. Lo chiamiamo e gli diciamo la verità. Che è bravissimo, ma che ha troppo denti per una bocca sola. Come si fa? Chi glielo dice? Eh? Ma io poi vorrei sapere come lo hanno ammesso. Non l'avevano visto prima. Ma sì, io mi ricordo di aver visto una sua fotografia, ma aveva la bocca chiusa. E allora c'è stato un imbroglio. E adesso noi siamo nei guai. Sentite, facciamolo andare avanti fino a che cade. Signor Bertone, per cortesia, vada avanti con gli scioglilingua fino a che non la fermiamo noi. Grazie. Sì, senz'altro. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. A pelle figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a regala a mangiare la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio da pollo. 33 trentini andarono a 30 tutte e 33 trottando. Sopra la panca la capra campa. Ma che stai cantando questo? Ma che ne so, è mezz'ora che gira. Fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a regala a mangiare la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio da pollo. 33 trentini andarono a 30 tutte e 33 trottando. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. A pelle figlio da pollo. Stop, grazie Bertone, vada pure, grazie tante. Arrivederci e grazie. Beh, allora, ci vogliamo decidere. Decidere che cosa? Ma dico la verità, qualcuno calma, gliela deve dire. Io la devo dire. E meriti, colleghi, non perdiamo la testa, per carità. Scusate. Secondo me non si può andare da un individuo che ha una menomazione fisica e dirgli brutalmente la verità. E per di più che noi lo bocciamo soltanto per questo motivo, scusa. Ma se noi... Se la verità si deve dire, bisogna farlo, ma con una certa diplomazia. D'accordo, ma chi si assume questo impegno così gravoso? Ti mandiamo una lettera anonima. Andiamo, Tolarico, lo scherziamo, su. Se proprio volete questo ingrato compito, vabbè, potrei assumermelo io, non lo so. D'accordo, va bene, ci vada lei, padre. Ma non abbia complessi. Oh, sì, sì. Lo affronti con decisione e gli dica la verità. Cari amici, mi sembra inutile ricordarvi che la Chiesa mi impone quotidianamente doveri ben più alti. Vabbè, proverò. Permette, Loi, lascia fare a me. Vedi, mio caro figliolo, bisogna convincersi che i nostri difetti e le nostre qualità, del resto, sono un dono divino. Quindi, come non ci lasseremo inorgoglire per i nostri pregi, così dobbiamo accettare con umiltà i nostri difetti. Ma certamente, padre, io lo so. Oh, bravo. Ecco, vede, padre, io ho un difetto. Lo so, figliolo, sì. Un difetto fisico, intendo dire. Sì, ho capito, di pure liberamente. Ecco, vede, padre, scusi, padre. Vede qui di profilo? Vede, il naso mi scende, di profilo si vede perfettamente. Ma chi non ha un difetto, scusi? Anche Sofia Lore viene male di profilo. Chi? Sofia Lore viene malissimo, glielo cosa dico io. La per fortuna che la TV mi prende di faccia, così nessuno se ne accorgerà mai. E io di fatto del naso non me ero proprio accorto. No, non si vede che di profilo, vede, padre. Va bene, figliolo, però bisogna che ti decidi a fare un bel esame di coscienza, sai. Ma io me lo sono fatto. Ho una pronuncia perfetta, senza inflessioni dialettali, con otto lingue, compreso l'arabo e l'ebraico. Ho detto lo scioglilingua alla perfezione, per più di mezz'ora, padre. Anche se hanno tentato di farmi sbagliare, vero? In quanto alla cultura generale se ne accorgeranno presto agli esami, perciò io sto al posto. Ho capito, ha capito. L'ho capito. E credo in fondo che queste tue qualità meritino un riconoscimento. La ringrazio infinitamente, padre. Scegli il certo per l'incerto. Sì? Rinunzia al concorso televisivo e io ti faccio avere subito un posto di lettore alla Radio Vaticana. Rinunciare al concorso, padre. La ringrazio molto, molto onorato della sua proposta, ma la radio è superata. È il video che mi interessa. Voglio entrare nelle case di 50 milioni di italiani. Tener loro compagnia quando mangiano, quando leggono il giornale. È il video, è lì che si forma la vera popolarità. Avete detto, figliolo? Ma non pensi che queste antenne della TV, questo veicolo d'orgoglio, di vanità, diciamo pure di volontà, di potenza, ti abbiano fatto perdere un po' la testa? Il peccato d'orgoglio è il peccato di Satana, sai? Le antenne della TV, l'orgoglio. No, padre, io non penso alla TV come un punto d'arrivo, ma come un trampolino di lancio. E quando avrò una grande popolarità, io entro nel giornalismo, nel cinema, Hollywood. Come Hollywood. Avrò certamente successo. Ho un programma ben preciso per il mio avvenire. Mi comprende, padre? Che ti devo dire, Bertone? Tanti auguri. La ringrazio molto per la sua comprensione, padre. Aia, oh, la morte, proprio morte. Che Dio la simpatia. Sto prete.